questa stagione invernale noi si aspetta tanto, perché c'è da recuperare un sacco di soldi. Quindi si spera, ora la neve c'è, è bello, quindi si spera proprio che venga gente. Le prospettive sono positive. L'Abetone, dopo la nevicata dei giorni scorsi, è stata meta di molti turisti nel weekend. Il paesaggio è bianco e tutto è pronto per ripartire dagli impianti sciistici ai locali. Oggi è meraviglioso, c'è un bellissimo sole. Pensavo ci fosse meno neve, invece ce n'è anche abbastanza, sì. Da dove venite? Da Firenze. Contiamo sabato e domenica prossimi che molti impianti del comprensorio saranno aperti e quindi si spera di iniziare nella maniera migliore. La nevicata dell'anno scorso ha messo a dura prova l'Abetone con 5 metri di neve che insieme al Covid hanno bloccato la stagione. L'augurio è uno solo, riuscire perlomeno a riniziare a lavorare, non dico a ritmi pieni e completi come potevano essere gli scorsi anni, ma perlomeno cominciare a lavorare di nuovo e a riprendere una boccata d'aria anche per l'economia. E le prenotazioni si sa qualcosa? Le prenotazioni si iniziano a sentire anche perché probabilmente anche i turisti, la gente in generale hanno voglia a questo punto di potersi cominciare a rimuovere, a rifare un po' le cose di prima.